D'ora in poi non bisogna parlare soltanto di nanogrammi, bisogna parlare del cancro, bisogna parlare della morte e bisogna partire di lì, di cosa si costruisce concretamente per rimuovere le cause che mettono in collegamento l'inquinamento industriale e lo sviluppo delle patologie. Vuole accanto a sé gli assessori alla sanità e all'ambiente Attolini e Nicastro, il presidente della Regione Puglia Nichi Vendola, per parlare della nuova legge con cui vuole rivoluzionare il tavolo di confronto sull'autorizzazione integrata ambientale che il Ministero dell'Ambiente dovrà rilasciare per l'operatività dell'Ilva di Taranto. Lo fa a margine dell'incontro con i rappresentanti sindacali nel Palazzo della Giunta a Bari. Credo che per i grandi impianti industriali bisogna valutare qual è l'impatto che il loro inquinamento ha sulla salute delle persone e bisogna rimuovere quell'impatto. Contemporaneamente noi abbiamo annunciato la destinazione di quegli 8 milioni di euro che avevamo stanziato nella manovra di assestamento di bilancio per far nascere un centro di competenza salute e ambiente che abbia, diciamo, la capacità di essere un centro di organizzazione dei monitoraggi, di raccolta dei dati e di costruzione delle politiche della prevenzione. Un'iniziativa che ha raccolto il parere positivo da parte di CGIL e CISL, secondo le parole del governatore, che invece non si è pronunciato sulle posizioni di UIL e UGL. Entro 3 mesi si avranno i primi dati, come ha confermato il direttore generale dell'ARPA Puglia, Giorgio Assennato. Se c'è un alto rischio e un'alta mortalità o prevalenza o incidenza di patologie associate agli inquinanti studiati, la conclusione è che evidentemente devono essere ridotte le emissioni che sono evidentemente ancora nocive.